Portamene un altro, Sam. Un super iper mega sandwich farcito. E mettici doppia razione di pancetta, pasta d'acciughe e triplo strato di burro d'arachidi. Grazie, Sam! Un po' leggerino, ma è gustoso. Ehi, ma che cosa fate? Trasformiamo questa topaia in un centro Big Burger. A te, numero due. Subito, numero uno! Grazie, Sam! Avevi promesso di ridurre drasticamente il tuo consumo di hamburger. L'ho fatto! Tra ieri e oggi ne avrò mangiati solo 150 o 160. Ah, sei burger dipendente, riconosco i sintomi. Mani sudate, pancia come un aerostato e un faccione che se non stai attento vieni scambiato per la luna piena. Non è vero, se voglio sto a dieta. Vado dentro a pagare. Potete scordarvelo! Le nuove regole di mercato sono semplici. Si alzano i prezzi e diminuiscono le porzioni. È un'assurdità! Io non lo farò mai! Tu provaci e te la vedrai con noi due! Sì, siete stati chiari! Ehi, che bella trovata! Scommetto che potremmo lanciare una nuova moda. Numero uno, gli sbirri! Battiamocela! Non dimenticare il nostro consiglio. Bye bye! Stop! Basta col ketchup! Ecco un ricordino che vi guasterà la digestione. Polpette calibro 45. Mi hanno colpito! Adesso so con che olio hanno fritto le polpette. Ehi, Sam! Chi erano quei due? Io non ne ho idea, so solo che adesso lavoro per Big Burger. Cos'è, non ti fidi più degli amici? Intanto portami un cheeseburger doppio. Aus, ti prego, basta mangiare. Devo comportarmi normalmente, se no Sam non parlerà. E il pane dov'è? Leggi qui, pane $2 di sovrapprezzo. Ma questa è cruda! Ecco i prezzi per la cottura. Al sangue $1, ben cotta $2.50. Ma è pazzesco! Alla fine mi costerà $10. Sfrutta il rospo, chi è questo Big Burger che ti fa perdere la clientela? Non ne voglio più sentir parlare, vi prego, basta domande adesso. Va bene, ho capito. Troverò io Big Burger e vedrete se non lo cucino al sangue. La situazione è grave. Sapete cosa significa? Forse che c'è bisogno di una bella ripulita. Significa che la banda di Big Burger si è impossessata di tutti i fast food della città. E se continua questo andazzo io ci rimetto la faccia. Svuota il cappello. Ehi, ho messo da parte giusto qualcosina nel caso arrivino tempi duri, capitano. E va bene, cervello di gallina. Alza i tacchi e controlla i locali che non sono ancora stati colpiti. Vuole burger con formaggio e salsa chili, salsa chili. Burgi vuole i burger con aglio e doppia cipolla, con a... Oh, padaccio, taglio con quella canzoncina, molla subito il vassoio. Ma è lui...
l'unico modo in cui riesco a tenere a mente le tue ordinazioni e mi tengo in esercizio per quando sarò una star. Ci sono i cartoni animati in TV? Non dire idiozie, Pupa, io sto lavorando. Ecco come divoro uno dopo l'altro tutti i fast food della città. Non tutti, non ancora. Se quei furfanti le daranno fastidio, se la vedranno con noi. Questa volta nell'uovo c'è anche la sorpresina. Sono arrivati. Mantenga la calma, lasci fare a noi. Fermo lì. Adesso questo buco appartiene alla catena di ristoranti Big Burger. Siete in arresto, polpettoni! Sta per schiudersi. Bel lavoro! Due hamburger di pollo con della salsa maionese. Voi ragazzi pensate alla statua! Noi invece andiamo dentro! Ehi tu, d'ora in avanti lavorerai per il Big Burger! Ok, molliconi, ora ve ne andrete ad ammuffire in cella! Senti, senti, perché dovremmo ascoltare una nanerottola come te? Perché lei è un amico grosso come me. Colpisci, Ux! Lucida come uno specchio. Io vedo della polvere. Gliela do io una bella spolverata. Gilecca, Gilecca! Lui non fa mai Cilecca. Grazie per essere venuti a proteggermi. Prendete, ragazzi, offre la casa. Ma per lui basta un bicchiere di succo di carota. Non abbia paura, Regina. Il suo ristorante è al sicuro. Abbiamo tutto sotto controllo. Ehi, Chucky Baby, non sarà che tu porti Yella? Questa puzza tremenda. Ho paura di aver messo troppo eau de foin sulle ascelle. No, intendo l'altra puzza. È un sandwich fumogeno. C'è un messaggio. Questo era solo un avvertimento. Se non ti metti con Big Burger, la prossima volta non la passerai liscia. Oh, io non lo sopporto più. Quando lo acchiappo gli spezzo le costine, gli friggo la pancetta e gli faccio due occhi all'occhio di bue. Dove possiamo trovare Big Burger? Rispondete! Noi non sappiamo niente! Va bene, lattugoni. Vi decidete a vuotare il sacco? Voglio un hamburger, cioè voglio Big Burger. Oh? Noi non parliamo, vogliamo il nostro avvocato! Ecco l'ordinanza del tribunale, i miei clienti sono liberi! È regolare, ragazzi, lasciateli andare! Chi ha detto che il crimine non paga? Io lo dico e troverò il modo di incastrarvi! Fammi passare. Devo dire due parole a Big Burger. Non gli piacciono gli scocciatori e men che meno gli sbirri. No, io gli piacerò. Sono un giovialone, vedi? Mi piace ancora giocare. Bon voyage! Sono grande e grosso e non devo avere paura. Allora, dove trovo Big Burger, eh? Guarda sulle pagine gialle. Ok. Ve lo chiedo per l'ultima volta, belli. Dov'è Big Burger? Grazie. Big Burger, a noi. Benvenuto, Spirro, ti stavo aspettando. Vuoi un sandwich? Mm.
No, grazie. Non voglio mangiare. Voglio arrestarti per aver obbligato tutti i fast food a vendere le tue schifezze. Provalo se ci riesci. Nessuno testimonierà contro di me. Buono. Ma perché discutiamo? Siamo fatti della stessa pasta frolla noi due, sai bene cosa intendo. Con o senza senape? Con! No, scordatelo, ti arresterò. Dovessi smettere per sempre con gli hamburger. Non dire che non ho tentato. Oh! Ma che scherzo è? E io in un sandwich? Tirami fuori da qui! Stella! Che cosa c'è, Burgi? Il nostro amico sbirro si è infiammato un po' troppo. Ha bisogno di una rinfrescata. Chiudetelo nella cella frigorifera. L'hai fatta grossa, Burgi. Gli altri piedi piatti lo staranno cercando. Ecco perché una telefonata anonima gli dirà dove guardare. Faranno una scoperta agghiacciante. Stiamo arrivando, House! Visto, è stato uno scherzo. Già, è molto ben riuscito anche. Togliete i cinturoni e dateli a me. E se ci rifiutassimo? Pura curiosità. Ciao, ciao, sbirri! Sarà meglio trovare al più per presto una via d'uscita, se no in queste condizioni stiamo freschi. Ne ho già prese di dolci fredde nella mia vita, ma questa è agghiacciante. Zed, fa qualcosa, o ci congeleremo. Senz'altro! State indietro. Ok. Con una sola mossa libererò Swishak dal ghiaccio e farò in modo di uscire da questo postaccio maledetto. Strike! Ok. E adesso tocca a Burger andare un po' al fresco. Sì, ma non possiamo ancora arrestarlo. Non abbiamo prove sufficienti. Dobbiamo fare in modo di ottenere una confessione registrata, quindi aprite bene le orecchie come prima. Siamo qui da 5 ore e ancora non si è visto nessuno. Non preoccuparti, tu continua a guardarmi le spalle. Oh, sono arrivati. Ok, comportati con naturalezza, così non sospetteranno di noi. Benvenuti da Fast Burger, cosa desiderate? Vogliamo il tuo baracchino. Smamma! Questa volta rimarrete a bocca asciutta, vi dichiaro in arresto! Filiamocela presto! Ok, Zed, è il momento di provare il funzionamento dello Speedy Car Burger del professore. Wow, sai una cosa? Di sicuro non rimarremo senza olio! Per tutti i diavoli! Quei due pazzi ci stanno inseguendo con il loro baracchino! State pronti! Stiamo per dare inizio alla fase 2! Quando vi tagliamo la strada, fate in modo che la bevano! Roger! Passo è chiuso! Un'auto ha messo fuori gioco gli sbirri! Siamo a posto! Oh,
Vieni con noi, amico. Ti spiaccico come maionese sul pane integrale. Ok, piccolo morto di fame vestito da carnevale. Ho l'onore di presentarti Don Cannolone. Sono Don Cannolone. Deve portare un messaggio da parte mia a Big Burger. Insomma, Don Cannolone è appena arrivato da New Jersey e vuole almeno la metà dei fast food di tua proprietà. Ha detto anche che se non collabori scorreranno fiumi di ketchup. Io lo arrostisco, quel suino! Verrà qui stanotte per parlare, per festeggiare assieme a te. Se vuole parlare, parleremo. E per quanto riguarda la festa, oh sì, gli faremo la festa. Dov'è quel Don Cannolone? Signore Guaglione, permettetemi di presentarvi il re degli hot dog, il magnate dei cheeseburger, Don Cannolone. Sono qui per parlare con Big Burger. La città non è abbastanza grande per tutti e due. Direi che il pianeta non è abbastanza grande. Non ho mai permesso a nessuno di mettermi alle strette. Ti ottenerò una cazzata molto bella larga. Va bene, rallegriamo un po' gli animi prima di parlare d'affari. Sì, festeggiamo un pochino. Abbiamo pensato di portare le nostre pupe. Le racchiette! Fuori dal mio club, prima che vi farzisca di piombo! Non me ne andrò senza la metà della torta che mi aspetta. Ah, Bogger! Non riprovarci, salsiccione. Sono riuscito ad accaparrarmi tutti i fast food di questa città e non ho intenzione di farmeli soffiare sotto il naso da una coradella qualunque come te! È quello che volevamo sentire. Ti dichiaro in arresto, polpettone. Gabbato! Io mica sono grasso! Ora tocca a voi, ragazzi! 1, 2, 3, pedata! 1, 2, 3, presa! È meglio cambiare aria. Andiamocene, pupa! Oh, questo posto pullula di poliziotti, Burgi! Come faremo a scappare? Sali! È mio! Guarda, Burgi, possiamo uscire di lì? Sì, prima o poi mi cadono sempre fra le braccia. A proposito di cadute, vieni, Maoni. Burgi! Avrei potuto essere il più grande. Savì, Marchese, Fino, Pavese, il più grande. Già, era la tua idea fissa, ma ti sei fatto fare fesso. Ho imparato la lezione. Non voglio più essere un ingordo come Big Burger. Da oggi mi nutrirò di insalate. Ho fatto piazza pulita anche nel mio cappello. Bene, perché sono arcistufo degli hamburger. Non voglio più sentirne nemmeno l'odore. Non voglio più vederne in giro, intesi? Allora doppia porzione per me. C'è solo un altro posto dove ne avevo nascosti un po', ma non riesco a ricordare dove. Cercali prima che me li ritrovi fra i piedi! Proctor, fa caldo. Accendi l'aria condizionata. Qualcosa mi dice che qui tra poco tirerà una gran brutta. No! Non li detesto!